siamo riuniti con Claudio Barazzetta, segretario dell'Associazione Radicale Milano Enzo Tortora, e Barbara Bombicini, che è tesoriere della stessa associazione, con Johnny Danna, che è tesoriere di Radicali Roma, e perché abbiamo, diciamo così, deciso un incontro dopo che l'assemblea ordinaria di Radicali Roma, convocata per due giorni, 14 e 15 dicembre, è stata, diciamo così, dimezzata, perché la sala del salone del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito ci era stata richiesta per una riunione urgente del Senato del partito stesso. Quindi noi abbiamo condensato la nostra assemblea per la sola domenica, cioè domani, e però c'è stato anche l'inconveniente, per questo abbiamo anche tentato di mantenerla su due giorni trovando un'altra sede, ma dato il poco preavviso non c'è stato possibile. Era previsto che intervenissero appunto Claudio e Barbara a proposito alla nostra assemblea. Abbiamo deciso quindi di fare lo stesso un incontro più o meno ufficiale, per, anche per raccontare qual era l'intenzione di questa, di questo asse Milano-Roma, e il perché della loro presenza qui, che poi loro racconteranno nei loro interventi. Per quanto riguarda Radicali Roma, che auspica da molto tempo questa unione, questa sinergia tra le associazioni territoriali, abbiamo pensato che questo sia ancora più utile dopo che nell'ultima mozione del congresso dei Radicali Italiani è stato proprio fatto un espresso cenno e un'espressa presa di attenzione, anche poi seguita da una mail di Rita Bernardini e di Valerio Federico, segretario e tesoriere di Radicali Italiani, in cui proprio si chiedeva alle associazioni territoriali di contarsi, di dire quali erano le proposte per l'anno, insomma, di essere maggiormente coinvolte nell'attività di Radicali Italiani. Proprio per venire incontro a questa esigenza, che è stata formulata in più occasioni, di Radicali Italiani, noi iniziamo a creare quelle che possono essere appunto delle iniziative in comune, delle idee per collaborare magari all'unisono su certe iniziative radicali che possano partire su, in città diverse, ed è di questo parleremo in questa mini riunione che grazie a Liberi TV riesce anche a essere in qualche modo capitalizzata, perché si possa, ne possono fruire i compagni. Io cedo la parola a Claudio sul perché ci comunicò a suo tempo, quando ancora l'assemblea era prevista in due giorni, che sarebbero intervenuti Barbara e lui in questa occasione. Sì, in effetti grazie Paolo, e grazie naturalmente a Radicali Roma e Barbara, che ha subito accolto l'invito. Il significato è molto semplice. Giustamente tu ricordavi la mozione di Radicali Italiani, per cui si auspica una maggiore collaborazione tra le associazioni. Noi avremmo voluto partire, ma tutto sommato lo stiamo facendo, con un, chiamiamolo, rapporto privilegiato, può andare bene, tra Milano e Roma, per una serie di motivi. Primo motivo, perché naturalmente le due più importanti città italiane possono costruire una piattaforma di iniziative radicali comuni, a partire chiaramente dalle rispettive mozioni, la mozione dei Radicali Milano, che è stata approvata nell'assemblea che si è appena tenuto il 24 novembre, e avendo come sfondo generale naturalmente la mozione di radicali italiani. Di conseguenza noi siamo qua, come le motivazioni per cui siamo di sabato, non propriamente in assemblea, le ha spiegate molto bene Paolo, e in questo momento, in questo frangente, vediamo effettivamente di trovare degli spunti di iniziativa comune, che molto spesso nello scorso anno, per quanto riguarda Radicali Milano, Barbara magari mi confermi, Barbara all'epoca non era ancora tesoriere, è il neo tesoriere di Radicali Milano, ci siamo trovati spesso nella poco simpatica situazione di dover portare avanti delle iniziative, e quelle iniziative sembravano relegate all'interno o specificatamente del Comune di Milano o a una determinata realtà, nonostante alcune iniziative
avrebbero tranquillamente potuto partire dalle associazioni, Radicali Roma nella fattispecie, poi per comunanza, per vicinanza territoriale alla Lieta di Torino, Veneto Radicale piuttosto che altri, quindi il senso è effettivamente questo, trovare delle iniziative comuni che possano partire direttamente dalle associazioni, coordinarci e vedere di riuscire a ottenere naturalmente più risultati in termini politici, ma perché no anche maggiori risultati in termini di visibilità per quanto si riuscirà a fare chiaramente. E questo è più o meno quanto. Barbara, Giorgio. Io ero curioso di fare una domanda al segretario dell'associazione di Milano, proprio al segretario, perché come vi siete voi ormai a Milano dal 2011, quindi sono comunali, sono state nel 2011, giusto? 2 anni fa, sì. Ok, quindi in 2 anni avete, cioè il consiglio è accappato con il consiglio comunale, in che rapporti siete con l'eletto e con gli eletti nelle municipalità? È un discorso complesso. Del tutto evidentemente ciò che viene partorito all'interno del Consiglio Comunale di Milano trova naturale risonanza per quanto riguarda le attività dell'associazione, per quanto riguarda gli impegni degli iscritti. Spesso e non volentieri, per motivazioni le più varie, talvolta partono delle iniziative in Consiglio Comunale che rimangono più o meno ristrette all'ambito del Consiglio Comunale, per cui ogni tanto l'associazione ne è coinvolta di striscio. D'altra parte ci sono altre iniziative che partono direttamente dall'associazione, in cui per avere più efficacia politica, io continuo a ribadire, ormai non è una novità l'importanza di avere un consigliere, nella fattispecie comunale, eletto, ci dà la possibilità di agire nel migliore dei modi. Questo è il rapporto storico che abbiamo avuto con Marco Cappato, col consigliere comunale. Nel corso dell'ultimo anno, a partire dalle iniziative di Milano Radicalmente Nuova, i due percorsi politici si sono decisamente accorpati. Ciò che il consigliere comunale propone viene preso in carico dall'associazione e quindi portiamo avanti quelle istanze. La stessa cosa funziona chiaramente tra quello che può nascere come Milano Radicalmente Nuova, che è nata effettivamente dall'associazione, che quindi trova un maggiore spunto e un maggior punto di forza nei confronti del consigliere. Anche per questo motivo un incontro tra Milano, dove abbiamo capato come consigliere comunale, e Roma, dove Riccardo Maggi è appena stato eletto, potrebbe essere una cosa ottima. No, infatti appunto, cioè, i radicali non sono molto abituati, soprattutto nelle realtà locali, anzi esclusivamente nelle realtà locali, avere un eletto. E storicamente hanno sempre cercato di scindere, no? La parte, infatti. Cioè il consigliere comunale è radicale ma dovrebbe rappresentare i cittadini. Oggi in cui vediamo che per esempio il 5 Stelle ribalta completamente quest'ottica, appunto, no? È complesso poi per chi magari soprattutto è radicale da pochi anni o comunque si è avvicinato anche alla dottrina, proprio pensiero radicale, a riuscire a conciliare l'associazione cittadina con l'eventuale eletto. Che è esattamente quello che ti dicevo prima, il rapporto che agli inizi si è instaurato tra un consigliere comunale e l'associazione territoriale. Ricordiamo che a Milano ci sono due associazioni, ultime vicende ci siamo noi, quindi c'è la Radicale Milano, l'associazione Enzo Tortora, e ci sono i Radicali Senza Fissa Dimora. Che è l'altra associazione. Radicali Senza Fissa Dimora è effettivamente un'associazione di iscritti al partito, quindi funziona un po' in maniera differente. Quindi quello che tu dici è assolutamente vero. Abbiamo capito, grazie all'esperienza delle iniziative passate, che una maggior collaborazione, permettetemi il termine, magari più una forma come se fossimo un vero e proprio partito, nel senso il nostro consigliere comunale eletto o comunque l'eletto della situazione fa parte, è proprio il tramite tra l'associazione territoriale e l'istituzione cittadina. In questo senso sì, in questo senso abbiamo capito che le cose si possono fare e si possono fare bene. Insomma, sulle 5 proposte di Milano Radicalmente Nuova, grazie naturalmente a Cappato, l'ho detto anche nella relazione di segreteria di quest'anno, di queste 5, 3 il consiglio comunale approvate, quindi la collaborazione è non opportuna, è necessaria. Assolutamente. E secondo noi è una cosa da rafforzare, tanto vero che lo faremo. E a maggior ragione l'ultimo caso anche per noi che riguarda Radicali Roma,
e il nostro rapporto col consigliere Riccardo Maggi, eletto nella lista civica Marino, ma radicale, quindi a tutti gli effetti può essere esemplare il fatto che, per esempio, nell'ultima iniziativa sua, che è stata quella di riuscire a impedire eroicamente che venisse riproposta, come in ogni quinquennio dell'amministrazione comunale, la cosiddetta legge mancia, attraverso la manovrina da aula fatta in un bilancio preventivo di quest'anno che poi è stato approvato solo alla fine dell'anno, e in quel caso Maggi, per esempio, è stato completamente isolato dalle forze politiche, perché chi lo teneva, chi cercava di contrastarlo per perpetuare questa vecchia cosa spartitoria, è chiaro che l'isolamento di Maggi sarebbe stato ancora più grave se non avesse avuto Maggi il nostro apporto e supporto dall'esterno, pur essendo lui non solo ex segretario dell'associazione ma anche un componente della stessa. Quindi questo già dà la dimensione di come il tempo cambia, anche non solo rispetto alla questione dei 5 Stelle, ma quanto proprio l'idea, il pensiero radicale, quando si esprime, ha un bisogno ancora di più di una maggiore tutela e anche di una certa visibilità, che viene completamente negata, come al solito sappiamo. Questo è anche il senso del nostro. Allo stesso modo, la duplicazione, triplicazione, quadruplicazione delle iniziative radicali, appunto, quando c'è un rapporto con le istituzioni così anche stretto e vicino, può essere auspicabile, perché si può fare contemporaneamente delle azioni simili su questo, su questa cosa. Non solo, ti dirò di più, si è visto nel corso degli anni una sorta di, come dire, sfollamento, di poca organizzazione, di cui possiamo anche prendercela colpa come associazione. Abbiamo attualmente, abbiamo Cappato, consigliere comunale, tesoriere della Luca Coscioni, Valerio Federica, consigliere di zona 6 ed è tesoriere di Radicali Italiani, Iuri Guaiana, segretario di certi diritti, consigliere, vicepresidente di zona 2, quindi insomma con popò di cariche del partito eletti nelle istituzioni, a questo punto sì, si potrebbe veramente pensare a iniziative che non siano isolate, nel senso, isolate, sto parlando a livello generale, tipo che non siano solo iniziative della Coscioni, solo iniziative di certi diritti, solo iniziative. A questo punto si potrebbe veramente tentare di essere più efficaci, ottimizzando le energie e facendo sì che l'associazione territoriale fosse veramente, come dire, la cassa di risonanza di tutte le iniziative che provengono dall'alto. Galattiche. Johnny ci suggerisce galattiche, ma ci sta, insomma, questo potrebbe essere. Esatto. Anche perché credo che sia un do-des, però non finalizzato al do-des, e quindi da cui ne traggono vantaggio solo consigliere e associazioni, o appunto, come dicevi prima, cariche alte e associazioni, ma è finalizzato poi alla fine al bene comune, quindi ne trarremmo vantaggio tutti. E quali sono le proposte dei referendum che sono state approvate in Consiglio Comunale a Milano? Allora, abbiamo approvato l'agenzia, la primissima che è stata approvata è stata l'agenzia antidiscriminazione, di cui ieri c'è stata l'inaugurazione alla presenza dell'assessore alle politiche sociali Maiorino della casa delle associazioni. Adesso la casa dei diritti. La casa dei diritti, esattamente. E quindi è stato il primo passaggio, la prima delle proposte di delibera popolare che siamo riusciti a far approvare in Consiglio, e ha ottenuto un fattore tangibile. E poi, vabbè, i due successi non indifferenti, che uno è il registro dell'unione di fatto e il testamento biologico, anche se effettivamente sul testamento biologico, mentre noi raccoglievamo le firme come Milano Radicalmente Nuova, l'altro comitato milanese, Io Scelgo, aveva proposto una proposta leggermente differente, che poi i cui risultati sono visti in Consiglio Comunale, tant'è vero che a Milano non è stato istituito il registro delle volontà. Tu non vai allo sportello a consegnare le tue volontà, ma vai semplicemente a dire dove sono depositate le tue volontà. Non si, è una cosa secondo me un po' burocratica, non si capisce perché io debba andare in comune a dire dove sono le mie, non posso venire. Però
piuttosto che niente, meglio essere riusciti a tra l'altro poi con la casa dei diritti, in teoria poi dovrebbe, cioè la casa dei diritti dovrebbe prevedere poi l'effettivo sportello sia per il testamento biologico sia per le unioni civili, quindi comunque assolutamente. E ne stavamo parlando prima anche con Paolo, mancano le ultime due iniziative che avevamo proposto all'epoca a Milano. Chiaramente poi tutto nasce, fammi fare un rimando, a Milano si muove, che poi è tirato qua, sì. Torino si muove, Roma si muove, eccetera. Le due delibere che ancora devono essere approvate, cioè non approvate, bisognerà verificare tutte le capo perché sono state cassate, è regolamentazione della prostituzione, quelle che noi all'epoca abbiamo chiamato narcosale o stanze del buco, ossia la possibilità per tossicodipendenti di accedere in strutture dove possono trovare assistenza sanitaria piuttosto che altro. Ecco, su queste c'è effettivamente ancora da lavorare, le abbiamo messe in mozione a novembre e saranno a proposito di collaborazione. A proposito di mozione, anche noi inseriremo in quella che dovremo approvare comunque domani, quindi all'assemblea ordinaria annuale di Radicali Roma, metteremo in mozione, oltre a quelle che sono le conquiste già fatte, che sono conquiste nel senso che siamo avanzati nello spazio, siamo avanzati nella visibilità, però sono ancora tutte da tutelare, perché anche Riccardo è riuscito a far arrivare in consiglio comunale la delibera sulle unioni civili, che poi il primo firmatario risulta essere Imma Battaglia di Sella, oppure 5 Stelle che si sono affrettati a portarne una, ma che è identica. Però ovviamente lì servirà una protezione di questa conquista affinché diventi una vittoria. Lo stesso per quanto riguarda, che so, Riccardo Maggi è il primo firmatario del piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche là tutta da fare, e c'è, e lui è il primo firmatario, così come la delibera sui rifiuti, un'anagrafe pubblica dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti a Roma e nella regione Lazio, anche quella porta la firma di Maggi, cioè ci sono una serie di iniziative che sono a un buon punto ma che dovranno essere tutelate. Poi ci sono quelle che sono tutte da fare, che nascono proprio anche dai recenti sviluppi della politica, se vuoi anche internazionale, per cui per esempio la questione dell'Uruguay, che prima accennavamo prima di registrare, è fondamentale che lì avvenga una legalizzazione, che ci sia una sorta di cose, ci consente di ripartire anche noi con la nostra battaglia sulla cannabis terapeutica, su tutte le cose, e in questo caso io già vedo che si possano fare azioni o programmate o di flash mob o di disobbedienza civile, semmai arrivando, però concordandole tra le varie associazioni nostre. È chiaro che questo è un lavoro che parte da Radicali Italiani, che potrebbe coordinare tutto, ma se noi diamo la spinta iniziale si crea quel flusso di vasi comunicanti che dice ok, buona idea, proviamo a estenderla, come magari fa Rita Bernardini con la questione delle carceri. Lei lancia l'iniziativa e poi le associazioni locali può comunicare anche viceversa in qualche occasione. Io penso anche ai consultori, ai CERT che hai già citato tu, alla questione della RU486, la pillola abortiva, ma anche tutte le vicissitudini che ancora incontrano le donne sia in Lombardia sia in Lazio per quanto riguarda appunto l'accesso ai diritti previsti dalla legge sull'aborto e ai vari consultori che scompaiono, che vengono sostituiti magari dalle associazioni cattoliche che cercano piuttosto di dissuadere le donne da quello che stanno per fare e non certo magari di appoggiarle. Allora, battaglia per la laicità, che comprende sempre queste tematiche, compresa quella del testamento biologico e tutto, che da noi ancora quella deve essere fatta, e faceva parte di Roma si muove, infatti, come giustamente richiamavi tu, sono battaglie che sono in parallelo. Io penso persino che Ostia, legata a una vostra battaglia sui Navigli, per quanto ci sia un fiume e non è mare e viceversa, però siano battaglie di legalità e di accesso pubblico al bene comune, quello che non è veramente comune, che non è l'acqua, tutte le battaglie così che poi si fanno più facilmente perché sono più mediatiche, però hanno a che vedere con una fruibilità da parte del cittadino dei servizi che può offrire la propria città. Che è decisamente più immediato, perché tu hai nominato prima il PIBA, in fase di approvazione degli emendamenti al bilancio
il bilancio preventivo del Comune di Milano 2013, Cappato è riuscito a far approvare tre emendamenti, effettivamente sono tre emendamenti radicali, tra cui c'è PIVA, piano eliminazione delle barriere architettoniche, quindi fondi dovrebbero esserci, vediamo se si potrebbe veramente già, ad esempio, uno spunto, noi ci stiamo muovendo così, voi come avete intenzione di muovervi, facciamo sinergia. Milano e Roma riescono a fare queste cose, Milano e Roma e chiaramente altre associazioni territoriali, ovviamente non è che è. Esatto, anche perché io sono nuova e sono qui da poco, mi si consente un discorso egoistico perché l'abbiamo visto con la raccolta firme per quanto riguarda il referendum, che sia cambiamo noi che giustizia giusta, più cambiamo noi a dire la verità, perché firme per esempio appoggiate da un SEL inesistente, come dicevi tu prima, una delle prime firmatarie proveniva da SEL, però non abbiamo... scusate la parentesi, e SEL che poi si è fatto promotore una volta chiusa la campagna del referendum, una volta scaduto il termine per la consegna, si è fatto promotore di una battaglia inutile, perché le petizioni via internet sono totalmente inutili in Italia, non hanno valore giuridico, e quindi sembrava lui il... promotore di questa, vogliamo il reato di clandestinità, piuttosto che Movimento 5 Stelle che propone l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, piuttosto che sono, ripeto il discorso egoistico, sono battaglie nostre, che rischiano di sfuggirci di mano perché non collaboriamo, detto molto sinceramente. Quindi secondo me la soluzione veramente sarebbe far fronte comune per quanto riguarda perlomeno le associazioni locali, che diano... facciano da materasso ai radicali italiani e che dicono no, tu da qua non cadi, non preoccuparti, ci siamo noi. E quindi... No, poi più che altro, più che ci sfuggano di mano, cioè io direi magari ci sfuggissero di mano e chi ce le ruba poi le riuscisse a attuare veramente. Però esatto. Lì sul, per esempio, sul finanziamento pubblico, 5 Stelle fanno un ragionamento che per quanto mi riguarda non ha nulla a che vedere con il discorso del ragionamento nostro, cioè non è una questione di bilancio e di spesa pubblica, noi diciamo no, il finanziamento pubblico perché i partiti non sono democratici, non sono associazioni riconosciute e anzi dovrebbe essere garantito ai cittadini, non ai partiti l'accesso, tant'è che questa nuova riforma o comunque modifica del finanziamento pubblico non va nella direzione che chiediamo noi, perché per esempio non offre servizi gratuiti alla politica, e abbiamo visto per esempio sui referendum quanto sia impossibile per un partito, per un movimento piccolo, per un ancora peggio per un movimento di semplici cittadini, riuscire a promuovere dei referendum, non dà gli spazi, non si parla di spazi televisivi, quindi cioè questa ondata dell'anticasta poi ha completamente snaturato il ragionamento sul finanziamento pubblico ai partiti. Sul discorso dei reati di clandestinità, lì è semplicemente il 5 Stelle che ha fatto un'operazione speculativa per mettere in difficoltà le forze di sinistra e non per arrivare a un obiettivo, ma è chiaramente soltanto provato a mettere il bastone fra le ruote. E questa cosa secondo me si ricollega anche, voi lo sapete se anche a Milano c'è stato questo diciamo andazzo, poco prima di eleggere il consigliere comunale a Roma, ci siamo resi conto che al Comune di Roma giacevano dal 2008 13 delibere di iniziativa popolare, di cui due radicali, una sul testamento biologico e una sulle unioni civili, anzi due sulle unioni civili e una sul testamento biologico, che il Comune, che da statuto imponeva lo Stato del Consiglio di discutere queste delibere, non, i consiglieri comunali non erano minimamente interessati alla discussione. SEL e 5 Stelle, no, 5 Stelle non c'era, però SEL e parte del Partito Democratico magari facevano, anzi proprio esplicitamente hanno detto no, vabbè, la discussione non c'è stata, però faremo un convegno, no? Come se comunque questa, a parte sminuire la questione dei diritti, così facciamo l'ennesimo convegno, no? Oppure l'ennesimo finanziamento ai divertifici gay, no? Dell'arcigay, delle varie associazioni, dei vari spettacoli, della movida romana. E però poi non c'è, cioè non è tanto il tema delle unioni civili, ma il fatto che questo è lo statuto del Comune di Roma, dice tu devi discutere, ecco, lo saprei se anche a Milano c'è stata la difficoltà di far valere questo semplice e cristallino principio. Cioè, negli anni scorsi c'era, per quello ribadisco l'importanza di avere un consigliere comunale, per mantenere viva l'attenzione e riuscire a portare la discussione in consiglio comunale, a far calendarizzare la discussione di quelle istanze. Perché giacciono tuttora
al Comune di Milano, mi viene in mente una delle prime raccolte firme di proposte, credo fosse una proposta di delibera popolare, io non ero ancora segretario, quindi parliamo senz'altro di 3 anni fa, sulle macchine scambia siringhe. Raccolte le firme e già c'è ancora, già c'è ancora nei meandri di Palazzo Marino, è lì. E quindi vedremo, sì, è un problema, cioè, esiste, oltre, senza discutere, senza entrare nel merito, della difficoltà di raccogliere le firme, di convincere i cittadini a venire. Quante firme ci sono per Milano per la delibera? 5.000. D'accordo. 5.000. Poi anche queste cose assurde, noi per il referendum abbiamo consultivo, sono 50.000, cioè un 10% del nazionale, che è un relativo però, e a Milano 15.000 invece per il referendum, e poi sono invece 5.000 per la delibera. Esatto. E invece per esempio esatto. Poi le delibere vanno autenticate. Le firme vanno tutte autenticate. Non a Roma no. Noi si parla di assolutamente, non c'è firma che tu depositi in comune che non sia autenticata. Quindi è come se fossero 20.000 le firme. Apriamo a questo punto durante il referendum, torniamo a bomba. Capato è riuscito a far sì che il Comune di Milano autorizzasse i propri dipendenti comunali che ne facessero richiesta a farci l'autenticatore. Grazie, noi abbiamo avuto un paio di autenticatrici mm-hmm. che sono state con noi tutta per 3 mesi e basta, 6 se consideriamo anche la proposta di legge sull'eutanasia legale. Tu chiamavi queste persone che hanno dato la loro disponibilità, raccogliere firme senza problemi, in quel senso ti basta il tuo autenticatore, dipendente comunale nella fattispecie, un radicale e mezzo, insomma, che si diano il turno, ti fai la giornata al tavolo, raccogliere firme. No, qui c'è stata l'interpretazione sulla circolare del Ministero degli Interni per cui il gabinetto del sindaco la interpretava in chiave restrittiva, quindi alla fine siamo arrivati a inizio settembre per poter dare la possibilità ai... perché è sempre più bizantina la burocrazia romana. Luglio, agosto. E poi anche lì, no? Consigliere comunale o all'epoca consiglieri provinciali hanno. L'obbligo sicuramente no, però quantomeno il dovere di. Io ricordo esatto. Per esempio a Genova, se non sbaglio, una consigliera di SEL disse no, io non quelle sulla giustizia non ve la autentico. Ma cioè, nessuno ti sta dicendo che tu devi essere d'accordo sul tema. Noi peggio. Noi abbiamo avuto all'inizio, però ti parlo di quando siamo partiti con la proposta sull'eutanasia legale. Abbiamo avuto l'adesione del Partito Socialista, il consigliere Biscardini è venuto ad autenticare le firme, SEL ha continuato a raccoglierle per il referendum, eccetera. Qualche consigliere del PD, consigliere del PD a livello provinciale ci hanno dato una mano, però niente da dire. C'è stato un consigliere comunale a Milano che ha dato una mano sull'eutanasia, ci ha dato una mano sui primi referendum, quando poi ha saputo dell'adesione del PDL, ha dato la sua brava letterina. Dice no, io non vi autentico più della serie, quindi veramente non si parla di bontà dell'iniziativa, ma di logiche di partito, esatto. Che ci risiamo, la partitocrazia. Cioè, ieri sono stato a un incontro sulle carceri, una rappresentazione, un libro sul carcere di Bibbia, e c'era Angelo Marroni, che è il garante dei detenuti. E lui giustamente ha detto a un certo punto, speriamo di liberarci presto il Berlusconi, perché se no ogni volta che si parla di giustizia in un certo modo ti accusano, tu sei pro Berlusconi. E questo è quello che avviene ancora oggi, nonostante il feticcio Berlusconi sembra che si stia, è passata l'opposizione addirittura, ma questa è ancora la tara di qualunque dibattito, salvo poi però giustamente sottolineava Barbara prima la questione che nel PD per esempio vige l'idea che la via legislativa e non quella referendaria sia quella da percorrere. Vedo un'ultima dichiarazione di Renzi in merito a... Il problema è però darmi gli strumenti a me, che invece ritengo non prioritare ma affiancabile la via referendaria, dammi gli strumenti e a quel punto tu che rappresenti anche me, perché anche se non tu cosato, tu sei un mio consigliere comunale, sei un mio consigliere provinciale, vienimi a autenticare al tavolo. Salvo poi, come giustamente sottolineava Barbara, accorgersi del problema a tragedia avvenuta come a Lampedusa, fare una petizione inutile di cui poi si perdono le tracce, perché questo significa fare una petizione, soprattutto una cosa di cui si perdono le tracce nel tempo, perché adesso che Lampedusa non ci sarà più una tragedia nell'immediato, perché c'è l'inverno, quindi cioè, si toglie il problema da solo perché non c'è lo sbarco, è il tragico sbarco,
e la petizione lascia il tempo che trova, non si parla più di quello, mentre invece la via referendaria avrebbe consentito adesso ad aprile, esatto, di andare sul referendum là. E quindi impedire questa possibilità significa anche togliersi la possibilità di legiferare in fretta, velocemente, grazie all'apporto dei cittadini, che noi privilegiamo invece sempre con la via referendaria. Torniamo alle due associazioni. Io, nell'imminenza della vostra assemblea, appunto, mi sono iscritto più che altro anche sul fine dell'anno come tributo alle iniziative, alla vostra battaglia quotidiana che è stata portata avanti in quest'anno. Poi c'è stata l'elezione anche di Barbara e tutto questo, e probabilmente mi iscriverò anche l'anno prossimo. Ma voi siete venuti qua preannunciando anche questo? Non solo, noi siamo venuti qua preannunciando. Allora, l'idea era nata, abbiamo, siccome è giusto che sia, segretario e tesoriere, proprio in ordine di quello che abbiamo detto, ci iscriviamo alla Lega di Roma, segno di stima, di collaborazione e quant'altro. In realtà a un certo punto c'è balzata l'evidente malsana idea di dire: facciamo un gesto puramente molto simbolico, molto significativo, ma molto simbolico, quello di iscrivere l'associazione Enzo Tortora Radicali Milano a Radicali Roma, e eventualmente questa era l'idea che era partita. Poi ne abbiamo discusso lunedì scorso durante la nostra riunione, sono nati dei problemi logistici, statuali, insomma delle motivazioni varie, per cui attualmente le due associazioni, l'associazione Enzo Tortora, dato che non ha mandato dall'assemblea dei soci piuttosto che dai presenti alla riunione, non può iscriversi, di conseguenza si iscrivono le tesoriere, si iscrivono tranquillamente alla Lega di Roma, giusto per significare quello che abbiamo detto, augurandoci naturalmente, Paolo, che siamo io e te, ti ricandidi alla segreteria, perché altrimenti poi ci ritocca ritornare a Roma e tornare a parlare con i nuovi. Mentre invece il tesoriere di Radicali Roma, non sapendo se sarà tesoriere l'anno prossimo, comunque si iscriverà, qualunque sia l'esito. Bravissimo. Al primo comitato si iscriverà a Radicali. Bravo. A proposito di primo comitato. A proposito di primo comitato. Io non so neanche quando ci sarà il primo comitato. Ecco, sì. Dovrebbe essere a metà gennaio? Beh, se va come tutti gli altri anni, sì. Qui tre membri almeno del comitato ci sono, no? Tre membri ci sono. Sì. Quello... Già venuti in pre-comitato. Sì, no, ci sono, ci sono. Ma anche almeno tre qua ci sono. La questione della iscrizione all'associazione avrebbe trovato anche delle difficoltà al nostro interno, perché anche noi da statuto non facciamo la iscrizione dell'associazione, e ancor di più magari perché si vuole privilegiare proprio che il singolo, l'individuo, eccetera. Però è chiaro che rimane, e noi questo, per questo vi ringraziamo, il gesto simbolico che le maggiori cariche dell'associazione Milano Radicali Enzo Tortora si iscrivano a Radicali Roma come appunto principio e comunque continuazione di un asse di collaborazione. Assolutamente sì. Auspichiamo essere sempre più intensa, e a questo punto tocca a noi. Nel senso, esatto. Se io e te oramai ci siamo segretari e tesoria, io confido molto in te, già lo sai, proprio perché la freschezza di chi l'hai detto prima è nuovo, quindi mi dai anche una mano. Se naturalmente Paolo e Gianni verranno rieletti, piuttosto che insomma, toccherà alle cariche. Chi ci sarà, penso che. Rimbocchiamoci le maniche. Esatto. A questo punto vi chiedo: com'è il rapporto? Radicali, gli associati Radicali Roma. Noi facciamo fatica, nel senso, la Tortora l'anno scorso ha chiuso con più o meno un centinaio di iscritti. Poco meno. Di questo centinaio di iscritti, diciamo così, per tutto, sì, di partecipanti, mi stava scappando militanti, ma so che potrei tirarmi addosso le ire di qualcuno, una ventina, non di più. Noi forse arriviamo ancora a 30-40 persone alle nostre riunioni del martedì, ma anche perché siamo un po' di più come iscritti, almeno quest'anno abbiamo superato tutti i record dell'associazione e contiamo anche di aumentarlo, di superarlo ancora l'anno prossimo. Però addirittura tanto da pensare che ormai la riunione del martedì, essendo piena di stimoli, necessiti di un ulteriore momento di incontro, magari di una direzione, cioè del gruppo, diciamo, più che è più sulle cose quotidianamente,
da prevedere, e questo forse in una revisione dello statuto, adesso è quello che succederà domani, si vedrà domani, consentirà anche di riunirsi su, per rendere fattive tutte le proposte, le numerose proposte che in queste riunioni settimanali vengono fuori. Poi alla fine, se uno ci pensa, sono 50 momenti più o meno annuali in cui un'associazione si riunisce, anche voi che la fate costante, cioè nel tempo, non è poco, anche in termini di ore, cioè c'è una politica che comunque si fa per ore, con cadenza settimanale, con una costanza che è forse quella che ci consente di crescere, tanto da dover prevedere anche altri momenti per riunirsi ulteriormente. E a maggior ragione, se creiamo un asse tra le varie città, ancora di più, sarà ancora più divertente, anche grazie ai mezzi tecnici nuovi, esatto. C'è la possibilità di collegarsi in streaming. Io quello che proponevo alla Radio Italiani già in congresso, quando l'hanno fatto, è: perché non prevedere con una cadenza che poi deciderà Radio Italiani, una riunione collettiva cadenzata nell'anno in cui si dica o sono tutti collegati in streaming, non solo nel momento emergenziale di una cosa che si deve comunicare. Tanto ricordo che l'ultima l'abbiamo fatta prima della presentazione della lista CL. Sì. Lì è stata entrare anni, mi ricordo quella. Però quella era di dirigenti dell'associazione cittadina, no? Non era? Sì, una domenica di un mese, magari lunga, in cui proprio c'è la diretta delle due associazioni, sì. La plenaria proprio delle due associazioni. Sì, addirittura io me l'ho messo a proporre, una cosa un po' pazza, però se il segretario dei Radicali Italiani ogni mese toccasse una città diversa, si riunirebbe con gli iscritti dell'associazione territoriale e magari il collegamento telefonico, audio, video, quello che sarà, con i dirigenti, semmai, esatto. In quel caso solo il segretario, il tesoriere, eccetera, delle varie associazioni. Questo anche sarebbe un segnale, una specie di tournée del segretario, del tesoriere, di Radicali Italiani, per cementare ancora di più questa collaborazione, che ovviamente viene chiamata in causa nei momenti dei referendum, per esempio, perché io mi ricordo anche Staderini convocò una riunione simile quando stavamo finendo di raccogliere le firme o quando dovevamo decidere come fare sui due pacchetti, no? Il tasso di partecipazione io ho notato che sia a livello di associazione che a livello di Radicali Italiani è assolutamente identico, cioè bene o male un quinto, cioè per ogni 100 iscritti ce ne sono 20 e poi esatto. Magari partecipano alle riunioni, di questi 20 magari 15 partecipano in modo passivo, 5 sono invece più attivi a discutere, però magari quelli 5 sono attivi a discutere in associazione, non fanno tavoli, magari quei 20 magari sono silenti durante la riunione, sono i più, quindi diciamo che c'è la tara grossa di un 80% che ti dice va bene, ti ho dato i soldi e ci rivediamo, che vengo magari una volta, che assolutamente, ci mancherebbe, però c'è una sorta di garanzia alla battaglia. Sì, esatto, cioè infatti l'autofinanziamento. Esatto. Non siete arrivati al punto di dover avere l'idea di indire una riunione tipo che cosa vi siete scritti la torta da fare alla Radicale Milano a fare se poi non venite via. No, tema, cioè ordine del giorno. Ordine del giorno perché vi siete scritti se poi non partecipate. Questo però era proprio alla fine della campagna referendaria quando non ce la si faceva più. Cioè, no, eravamo stanchi. Questo purtroppo è un rischio, insomma, la cosa è comune. Liberale, esatto. Disciplina è... No, oltre agli iscritti alla collaborazione effettiva, cioè a quelli, le persone che effettivamente si riuniscono il lunedì sera, io ho notato, entrando un attimo nel nuovo ruolo che mi è stato assegnato, la collaborazione invece che c'è dal punto di vista, per esempio, di internet o delle pagine di Facebook, cioè collaborazione di persone lontane a livello territoriale, che magari stanno a Napoli piuttosto che a Pordenone e che invece appoggiano la causa, appoggiano quella particolare battaglia dell'associazione che l'associazione sta portando avanti, e quindi siccome, ripeto, è un discorso anche di informazione, che bisogna, di visibilità che bisogna perseguire, è fare affidamento anche su persone che, anche se non possono essere materialmente alle riunioni del lunedì, collaborano e cooperano per una maggiore visibilità che può essere fatta a livello di siti internet, a livello di, una sorta di lavoro, di Facebook, un backstage infatti, della rete che... Ma infatti iniziamo veramente a fare una cosa del genere, in questo senso rimbocchiamoci le maniche, perché mi viene in mente forme di collaborazione più o meno già ci sono, mi viene in mente un po' di tempo fa
però in Lombardia c'erano ancora Formigoni il governatore, e c'era il problema di ineleggibilità di consiglieri regionali piuttosto che altro. La stessa cosa l'avevano in Piemonte, quindi mi ricordo uno scambio di mail tra Manfredi, Cappato, Di Parini, insomma, per cui su questo tema, sì. Come dire, espandere questa cosa, esatto. Per cui riuscire veramente a dare una linea comune di indirizzo. Guarda, sta succedendo esattamente la stessa cosa, Milano, Roma, Torino piuttosto che altro, via. Quindi andiamo. Partiamo. Possiamo quindi pure chiuderla qui con questa serie di appelli, sospesi, eccetera, e magari altre, anche altre associazioni si possono tranquillamente... come dire, fare sinergia con noi, c'è cioè, la Lega di Abruzzo, la Lega di Caserta, la Lega di Napoli, molti dirigenti attuali si sono anche iscritti alla Lega di Roma, infatti poi questo nel conteggio a volte non basta, perché uno può sparare un numero, ma ci sono anche molti iscritti, esatto, che fanno capo alle loro associazioni. Io direi che chiudiamo qui la parte pubblica della nostra chiacchierata, ringraziando Liberi TV che ci ha ospitato e che insomma spero diffonda, e noi aiuteremo Gianni Colacione a farlo, questa conversazione informale, laddove essendo prevista una cosa più ufficiale è venuta a mancare, e noi abbiamo approfittato lo stesso per incontrarci. Grazie. Ciao. Grazie Gianni.